Vediamo la struttura dati base, quella dalla quale si derivano le altre strutture dati. Tale struttura è chiamata vettore. Un vettore è una struttura dati costituita da una sequenza di variabili di tipo omogeneo, alla quale ci si riferisce attraverso il nome del vettore ed un indice. Ad un vettore viene associata una dimensione. Nell'esempio rappresentato in questa slide abbiamo un vettore di nome A di dimensione 10, quindi può contenere 10 elementi e a ciascun valore dell'elemento si fa riferimento attraverso l'indice del vettore. Ad esempio, se vogliamo riferirci al settimo elemento, quindi all'elemento di posizione 7, utilizzeremo la notazione A di indice 7. Questo elemento ha valore 4. Ancora, se vogliamo riferirci ad esempio all'elemento di indice 5, ci riferiremo ad A di indice 5, dove in genere l'indice viene racchiuso da parentesi quadrate. In questo caso, nell'esempio, l'elemento di indice 5 è la variabile che ha valore 9. Abbiamo visto in questa slide un esempio di vettore unidimensionale. Un vettore lineare ha una dimensione. Le dimensioni possono essere generalmente n, ma parliamo di vettore bidimensionale quando il vettore ha due dimensioni. Questo viene detto anche matrice. Mentre nel caso più generale parleremo di vettore multidimensionale, cioè un vettore con più dimensioni. Vediamo qui nella slide un esempio di vettore a due dimensioni. Quindi se vogliamo ad esempio riferirci all'elemento 5, questo sarà indicizzato da due indici, due quante sono le dimensioni del vettore, e si troverà nella posizione del vettore di indice 1, 2. Ogni volta che vorremmo riferirci alla posizione del vettore di indice 1, 2, quindi utilizzeremo questa notazione. In questo caso abbiamo assegnato il valore 5 alla variabile del vettore v di indice 1, 2. Una operazione comune sui vettori è quella di riempimento del vettore, cioè di inserimento dei valori all'interno della struttura vettore. Un esempio di algoritmo che permette l'inserimento dei valori all'interno di un vettore è il seguente. È l'algoritmo che richiede in input un valore n che sarà la dimensione del vettore. Crea quindi il vettore di dimensione n e utilizza una variabile di indice alla quale assegna all'inizio il valore 1. Quindi utilizza un'istruzione di iterazione in cui richiede di volta in volta all'utente di inserire un valore. Assegna il valore alla posizione i del vettore, alla posizione iesima del vettore ed incrementa l'indice. Vediamo un esempio in cui l'utente inserisce
Il valore 4. Viene creato un array di nome A di dimensione 4 e l'indice di valore 1. Quindi verrà eseguita l'iterazione richiedendo il valore da inserire nella posizione 1 del vettore, in questo caso 2. Andando avanti con le iterazioni, l'indice assumerà il valore 2, verrà richiesto un nuovo valore, in questo caso 3, e verrà inserito nella seconda posizione del vettore. Ancora andando avanti per l'elemento di posizione 3, inseriremo il valore 1 ed infine inseriremo nella posizione 4 il valore 5. A questo punto la procedura è terminata perché abbiamo raggiunto la fine del vettore, quindi l'indice 4. Un'altra operazione classica sui vettori è quella di ricerca del massimo elemento del vettore. Un algoritmo per la ricerca del massimo elemento è il seguente, che assegna ad una variabile massimo il primo valore del vettore. Tale variabile alla fine dell'algoritmo conterrà il valore del massimo elemento del vettore. Utilizziamo una seconda variabile per scansionare gli indici del vettore, andando a controllare dall'indice 2 all'indice n se esiste un elemento di valore maggiore del corrente massimo. Se così, si assegna al valore della variabile massimo il valore dell'elemento di indice i e quindi si prosegue incrementando l'indice. Ma vediamo subito su un esempio come lavora l'algoritmo di ricerca del massimo elemento. Se supponiamo di avere un vettore di dimensione 4, assegneremo alla variabile massimo il valore del primo elemento del vettore. Quindi iniziamo a controllare per il secondo elemento del vettore se esso ha valore superiore al corrente massimo. Poiché è così, assegniamo alla variabile massimo il valore 3. Continuiamo con un'altra iterazione andando a verificare che il valore del terzo elemento sia maggiore del massimo. In questo caso non è così e quindi continuiamo ad aumentare il valore dell'indice. L'ultimo elemento ha un valore massimo maggiore rispetto al massimo corrente e quindi andremo ad assegnare alla variabile massimo il valore 5. L'algoritmo terminerà restituendo nella variabile massimo il valore 5, che è effettivamente il valore massimo del vettore riscontrato.